persone che a me colpiscono di più quando vado in strada sono quelle che sono arrabbiate, quelle che in genere non ti accolgono con tanta, diciamo, simpatia, persone che magari pretendono, persone che magari ti rifiutano anche quello che tu porti e dai. E il motivo è questo, ognuno di noi nella propria vita ha diritto di scegliere per se stesso quello che vuole, quello che desidera. Penso che chi ha questo tipo di reazione è perché ancora dentro c'ha un nucleo sano, mantiene la capacità di reagire alla propria condizione e mantiene la capacità di voler scegliere liberamente per se stesso. Quando si esce si incontrano delle persone di diversi tipi, ma tutti ti lasciano qualche cosa. Quando tu torni a casa sei sempre un po' combattuto su quello che hai visto, su quello che ti hanno detto. Perché? Perché tu torni a casa, vai nel tuo letto, ritorni alle tue consuetudini, mentre questi rimangono fuori, stanno fuori, pioggia, vento, neve, freddo, e questi stanno lì, purtroppo stanno lì. Un rapporto molto stretto e particolare con una persona che ora non c'è più, un signore anziano, oltre ottantenne, che viveva in una roulotte. Con questa persona era molto simpatica, molto aperta e socievole. E quando andavamo a trovarlo, a volte magari capitava che dormiva, però si svegliava, si alzava volentieri per venire a parlare con noi, con la sua cagnolina. La sua cagnolina viveva in una roulotte qui vicino, e con lui passavamo quelle belle mezz'ore di chiacchiera e ci raccontava pezzi di vita vissuta altrove, al nord. È un signore che veniva dal nord Italia. E chiaramente poi l'azione di volontariato non si ferma all'uscita del giovedì sera, va oltre, tant'è che con lui in particolare ho stretto un legame molto forte, quindi mi capitava di portarlo a fare la spesa, portarlo a fare delle visite mediche. Poi non è stato bene un periodo, quindi abbiamo passato anche dei pomeriggi al pronto soccorso, che lui rifiutava categoricamente ogni cura, e quindi è stata dura convincerlo a fermarsi, a prendere le medicine. Era qualcosa che è andato oltre la semplice azione di volontariato, era proprio un'amicizia. Tant'è che in un periodo estivo in cui io ero fuori, lui mi chiamava tutti i giorni, era la telefonata del mio fidanzato praticamente, che aspettavo tutte le mattine puntuale a quell'ora. Una persona che mi ha colpito all'inizio di questo volontariato e che poi ho seguito in particolare, ecco, per cercare un po' insieme di risolvere i suoi problemi, però ripeto, poi risolvevo anche i miei, perché poi in questo approccio umano c'era un interscambio. Cos'è che mi ha colpito? Appunto che non avendo niente, eravamo a rifugio a Piano Freddo, dove accoglievamo le persone, io dovevo andare in Ancona a prendere
un'altra persona che appunto doveva essere accolta in questo rifugio, ha capito il mio disagio, che dovevo partire da solo, non ero convinto, perché magari lui mi fa subito, dai Salvatore, ti accompagno io, andiamo insieme. E lui subito, non è che ci ha pensato più di un attimo, preso e partito con me, io ho tanti problemi, e lui via, andiamo insieme. E da lì ho capito, ma guarda un po', no? Questo qui che non ha, no? Era lui che doveva essere, ed è lui che mi ha spronato ad andare a prendere questa persona. E da quel momento questa persona in particolar modo è nato un rapporto che prosegue anche ancora oggi, è diciamo molto molto intenso. Ovviamente lui continua ad avere i suoi problemi di dipendenza e tutto, però piano piano sono riuscito magari insieme, ma soprattutto con suo merito, perché ci vuole sempre il suo apporto, è uscito un po' dalla strada, piano piano, è entrato in comunità, sta facendo un percorso. Ecco, però diciamo che questo credo ha portato una crescita umana sia a me che a lui. Ecco. Quindi parliamo di queste persone che sono persone alla fine come noi. Probabilmente sono state più sfortunate, hanno avuto meno opportunità, hanno avuto meno fortuna di noi, meno problemi, che magari molte volte non è dipeso da loro. Per me Ribot sta fornendo tutta una serie di conoscenze, di esperienze che onestamente non potevo neanche immaginare. Quanto si vede nella vita quotidiana nasconde tutta una serie di situazioni, di problematiche, di vita vera che difficilmente si possono conoscere dalla propria posizione molto comoda, molto protetta, sia lavorativa che familiare. E quindi oggi ancora sono in piena fase di scoperta. Alle volte mi rendo conto di quanto poco si riesca a portare e quanto invece si riesce a avere, perché una delle prime esperienze quando sono uscito in strada una sera è stata proprio quella di conoscere una persona che è vicina a essere uscita dal tunnel. E quello che mi ha dato è il sentire l'orgoglio di chi si sente di essere uscita dal tunnel quasi unicamente con le proprie forze e con l'aiuto di questa associazione che le ha dato la fiducia per poter recuperare proprio quanto le mancava e quanto temeva di aver perso definitivamente. Nel 2017 abbiamo dato vita a un'esperienza di accoglienza invernale, quindi abbiamo avuto a disposizione dalla parrocchia, una parrocchia del territorio di Falconara, una struttura in cui abbiamo fatto accoglienza invernale per una quindicina di persone che stavano in strada. Da lì è partito un progetto che poi si è ripetuto negli anni e anche quest'anno abbiamo realizzato il cosiddetto rifugio che appunto quest'anno ha visto l'accoglienza di circa 8 persone. Faccio parte dell'associazione Ribot dal 2017. Ho iniziato in occasione dell'apertura del primo rifugio.
Mi ricordo che è stata un'esperienza molto entusiasmante perché volevo fare volontariato da tempo, però non avevo trovato nulla che mi coinvolgesse così tanto. E quindi quando ho conosciuto Riccardo, che mi ha proposto di dare una mano in occasione di questa apertura del rifugio, di questo dormitorio nei locali della parrocchia di San Giuseppe, ho approfittato per iniziare questa esperienza e sono rimasta profondamente coinvolta. Noi come associazione tutte le settimane usciamo il giovedì sera e incontriamo dalle 20 alle 25 persone ogni sera, a volte più, a volte meno, dipende dai periodi. Molte di queste persone sono giovani, giovanissime, sono per strada per motivi più diversi. Qualcuno è di passaggio e quindi poi non lo vediamo più, ma alcuni di loro sono stazionari, stazionano proprio nella nostra zona tra Falconara e Ancona. Quindi con queste persone abbiamo ormai instaurato un rapporto più intimo, con alcuni li seguiamo da veramente da tanti anni, dall'inizio praticamente. E ci colpiscono per le loro storie, per i loro racconti. In occasione del rifugio, per esempio, ospitiamo anche ragazzi che provengono dal Nord Africa e quindi abbiamo anche avuto dei racconti piuttosto forti sul loro viaggio per arrivare qui. Racconti che poi conosciamo, però sentirli dire da un ragazzo giovane, ventenne, è veramente qualcosa di molto molto forte. Partiamo un po' dalla nascita di Ribù, che non si chiamava Ribù ma era l'unità di strada. Nel novembre del 2015, a seguito un appello di Don Giovanni della parrocchia del Rosario, alcuni, fra cui io e altri volontari, hanno raccolto questo appello e ci siamo riuniti per le prime volte lì in parrocchia per dire cosa facciamo, cos'è che dobbiamo fare, perché eravamo veramente, non sapevamo, avevamo detto unità di strada, cosa doveva fare questa unità di strada. Grazie a Riccardo Borini, a cui ho modestamente dedicato questo libro che poi dirò, abbiamo capito che aiutare gli altri era una cosa che ce la dovevamo sentire, non era una cosa fatta, dice sì, la facciamo perché li aiutiamo, ma per fare queste cose uno se lo deve sentire internamente, perché dai qualcosa ma ricevi molto di più di quello che dai. Allora pionieristicamente facevamo da Palombina Vecchia al tiro a volo, alla rocca. Facevamo avanti e indietro per vedere chi nella spiaggia era presente, perché era inverno, le prime uscite le avevamo fatte a novembre, dicembre, e c'era qualcuno fra i capanni che stava lì rannicchiato e non voleva niente, voleva solo una parola, parlare, perché con queste persone sì, non hanno niente, serve tutto, ma l'essenziale è parlare con loro. Fargli raccontare la loro vita e dargli un qualcosa, una piccola speranza. Certo, noi volontari non siamo preparati psicologicamente per dire qual è la risoluzione di questi problemi. Noi dobbiamo solo parlare con loro, cercargli di fargli sentire a loro agio. Allora, queste prime uscite per noi erano difficoltose perché veramente eravamo dei pionieri in questo caso, però piano piano sono entrate altre persone, l'associazione si è allargata, poi nel 2018 è stata con uno statuto denominata Ribù Unità di Strada in memoria di Riccardo Borini, che è stato insieme, come dicevo prima, con Don Giovanni,
le persone che ci hanno introdotto in questi ambienti, ci hanno guidato, perché le riunioni che facevamo con Riccardo Borini erano essenzialmente capire cosa dovevamo fare noi quando andavamo in strada, non tanto risolvere i loro problemi, ma mi ripeto, parlare con loro, sentire quali sono le loro emozioni, quali sono le loro vicissitudini, il perché sono in strada, e di storie ce ne sono tante, no? Qualcuno perché ha perso il lavoro, qualcuno la famiglia, qualcuno... non è una scelta stare per strada, ritengo, poi non è una scelta, è un qualcosa che purtroppo quando avviene, avviene traumaticamente. Ho iniziato questa esperienza, non era niente di programmato, quasi per caso, e, perché come tanti altri che poi ho scoperto in associazione, tanti altri volontari, certi incontri avevano mosso qualche cosa dentro. Molti di noi vedono persone che stanno in strada, persone in difficoltà, persone povere. Però ecco, a me e ad altre persone questo aveva suscitato comunque una reazione, una voglia di intervenire, di fare qualcosa. E, in particolare a me pesava tantissimo vedere la dignità di queste persone calpestata e vedere calpestato il loro diritto ad essere felici, ad essere tranquilli, ad essere delle persone che potevano vivere la loro vita in serenità. E quindi ho iniziato a fare volontariato in strada perché mi sembrava giusto, prima di tutto. Mi sembrava giusto perché fosse restituito a queste persone il diritto ad essere felici, a stare bene, lo stesso diritto che avevo io. Quindi per una forma di simpatia e di solidarietà. Questo non è un libro, è un diario di quello che l'associazione ha fatto nel 2022. Cioè è riportato tutte le sensazioni che i volontari avevano avuto nelle loro uscite e quello che era il colloquio con i vari personaggi che si trovano sulla strada, perché sulla strada si trovano personaggi di vario tipo. Alcuni ringraziano per quello che fai, alcuni invece non ringraziano, perché non è che non accettano quello che fai, ma proprio per il carattere che hanno loro, per la vita che hanno vissuto, perché stare per strada ritengo che sia una cosa veramente deleteria, veramente difficile. Noi chiaramente ci basiamo solamente sulle nostre quote associative, quindi abbiamo a volte delle donazioni e adesso come associazione stiamo crescendo, stiamo cercando di partecipare a delle tavole di progettazione con i comuni, gli ambiti, in modo da poter avere degli introiti che ci permettono di fare di più, perché quello che facciamo è tanto ma non basta mai, ci manca sempre qualcosa in più. Ci manca poter offrire una stanza dove dormire a chi magari ora può permettersi di cercare un lavoro, ci manca poter ricoprire, vestire adeguatamente durante l'inverno i tanti ragazzi che magari dormono per strada. E quindi qualche sacco a pelo, qualche coperta, nelle nostre macchine quando usciamo non mancano mai questi oggetti, questi capi d'abbigliamento, le scarpe.
Sono tutte cose essenziali, tutte cose che ogni settimana diamo, bruciamo, finisce e poi cerchiamo di ricomprare, di riacquistare, lanciamo appelli perché portateci le vostre coperte, dateci quello che qualche indumento in buono stato e pulito perché queste persone hanno una loro dignità. Non dobbiamo mai dimenticarlo, stare per strada non vuol dire non avere più una dignità, anzi a volte è ancora questo, cioè c'è un orgoglio talmente forte che a volte li può rendere distanti da chi vuole invece fare un approccio per dare una mano. Per cui è fondamentale non tanto lasciare gli oggetti quanto instaurare proprio un dialogo, parlare e esserci come degli amici per una sera, per parlare anche di cose altre che possono alleggerire quelle serate fredde, solitarie, che si ripetono giorno dopo giorno.